Bella ripresa da questa parte. Ah, non si sente la voce. Rappresentano l'importante tappa storica che ha portato alla nascita d'oro. In memoria dei caduti si intende commemorare quanto, credendo in un'Italia libera e democratica, sono schierati in piazza la fanfara della scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, una compagnia di formazione, una squadra della legione carabinieri toscana, secondo plotone, una squadra della Guardia di Finanza e dell'Istituto Geografico Militare. Generale di divisione Pietro Tornabene passerà in rassegna lo schieramento. Compagnia
Thank you.
mentre noi rinnoviamo quella che è una memoria. E speriamo di quelle che sono le nostre libertà, le nostre istituzioni, la nostra democrazia. Mentre noi rinnoviamo questa memoria, che unisce noi qui sulla terra, alle sorelle e ai fratelli che hanno lasciato questo mondo. Accoglio, Signore, le preghiere e le offre che umilmente ti offriamo. L'invocazione che vi leggerò tra un attimo è un frammento del Salmo 107, è un salmo che noi leggiamo nelle settimane fa. C'è un momento di quella festa che credo possa essere condiviso con tutta la società civile. Ne ritrovo. Buongiorno a tutti. Inizio con una frase di Piero Calamandrei. La libertà è come l'aria. Ci accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno. A questo punto colui dal quale ti divideva l'inimicizia diventerà un amico affettuoso. Grazione. Dio accoglie tutti i martiri. Amen. I valori a fondamento dell'antifascismo sono valori che in molti punti coincidono con l'Evangelo di Gesù, gli orrori di cui la storia ci parla. La Bibbia chiama questa condizione peccato, che è una parola ormai ammuffita, che non sa più di niente, che è considerata come la somma delle trasgressioni della legge. Vengono resi. Scusami, Presidente, allora le critiche su una ritualità ormai obsoleta di questa festa a questo punto sono superate? Non superate, ma respinte al mittente. Questa è una festa fondamentale, è il DNA e l'identità dell'Italia, un'Italia antifascista. Noi, per togliere ogni equivoco, l'abbiamo messo anche nello statuto regionale, nella Costituzione regionale. E in questo non c'è retorica, c'è invece la costante attualità di ogni giorno. Guardiamo sullo scenario internazionale come il fascismo, ovvero l'autoritarismo, la dittatura, porta a sconvolgere il mondo. Oggi accade in Sudan, ieri accadeva e purtroppo continua con l'occupazione russa dell'Ucraina. L'antifascismo è contemporaneamente in positivo la libertà, la democrazia, l'autodeterminazione, principi fondanti della nostra Costituzione, sono l'elemento vitale ogni giorno per dare una prospettiva di civiltà e sviluppo al Paese. Presidente, cosa si può fare? Voi fate tanto a livello di regione per dare dei segnali anche alle generazioni nuove che magari devono conoscere. Moltissimo conta proprio nelle scuole, fra i giovani, quelle manifestazioni di sensibilità a studiare, a guardare la storia, perché al di là di quello che oggi è la festa del 25 aprile, quindi la memoria come elemento tonificante per una democrazia, una libertà che guardi al futuro, è fondamentale il senso della storia e della memoria per i giovani. Si riesce a guardare con i valori positivi, a far crescere la civiltà, se si ha coscienza di quello che la storia ci insegna. E proprio per questo il fatto di una sensibilità sulla memoria che passa nelle scuole ci porta, ad esempio, a me oggi pomeriggio ad essere con i giovani a Sant'Anna di Stazzema e costantemente a livello di scuole a dare il senso anche di una storia che poi si intreccia con quella locale. E la Toscana, sotto questo aspetto, è la realtà dove per la prima volta i partigiani ebbero un ruolo fondamentale nella guerra di libertà.
liberazione non consegnata solo agli anglo-americani, ma un'Italia che pur nel mezzo della guerra trovava la strada giusta per essere poi fra le forze che liberarono l'Europa. Presidente, ieri giornata positiva, credo dal Ministro delle Infrastrutture sono arrivate conferme sia sull'appoggio del governo sulla TAV che soprattutto sugli aeroporti. Ha detto Salvini, Pisa e Firenze devono convivere insieme. Sì, è la linea di continuità che il nuovo governo sta acquisendo con quello che noi nella regione toscana abbiamo impostato in questi 3 anni. E i frutti sul piano delle infrastrutture si stanno vedendo. Terza corsia autostradale dopo la galleria di Santa Lucia e l'allargamento fino a Bagnarripoli, con ieri l'allargamento fino a Incisa. Alta velocità parte la Talpa proprio nel prossimo maggio. Insomma, infrastrutture per dare un nuovo volto di modernità alla Toscana. Grazie Presidente. Marco. Olè. Sindaco, quanto è importante e assolutamente non banale, mai come oggi, questa festa della liberazione il 25 aprile? Beh, per noi non cambia, ogni anno il 25 aprile rappresenta il momento fondamentale nel quale tutto il popolo italiano rinnova la sua forte consapevolezza dei valori della libertà, della resistenza. Il 25 aprile è la festa di tutti, deve essere la festa di tutti, e oggi in Piazza della Signoria dirò con grande forza e chiarezza che tutte le istituzioni devono impegnarsi senza ambiguità, senza alcun tipo di infingimento, affinché i valori della liberazione, dell'antifascismo e della resistenza siano i valori condivisi di tutto il popolo, perché un popolo senza memoria non è un popolo, una nazione senza un patrimonio di valori e di memoria non è una nazione. Sindaco, credo che abbia letto le parole di Giorgia Meloni nella lettera che ha scritto al Corriere della Sera. Le sono piaciute quelle parole? C'è da aggiungere altro? Oh, guardi, io non aggiungo alle cose che dice il Presidente Meloni. Mi auguro sinceramente, mi auguro che il desiderio che il 25 aprile sia davvero la festa di tutti e che l'antifascismo sia un valore fondante della nostra democrazia sia un desiderio autentico, sincero, genuino. Sindaco, a 3 giorni dal no dell'Europa, a parte dei fondi del PNR sullo stadio, le chiedo quali sono le sue riflessioni e soprattutto le chiedo se ha delle risposte. Oggi è la festa della liberazione, parliamo dei valori della liberazione del 25 aprile. Buon 25 aprile a tutti, buon 25 aprile a tutti.